Silvia Toffanina al settimo cielo con Verissimo. Cosa è successo? Verissimo è il più visto del pomeriggio. Record per Silvia Toffanin. Ieri pomeriggio su Canale 5, dalle 16.10 alle 18.45 è andata in onda la quarta puntata della 21esima edizione di Verissimo. Il programma è molto amato dal pubblico che apprezza sempre di più la conduzione ed il modo di intervistare di Silvia Toffanin. La conduttrice ha raggiunto altissimi consensi ed è ormai da anni leader del pomeriggio del sabato. Se la scorsa settimana Verissimo sembrava aver avuto una leggera flessione con ascolti leggermente inferiori alla media, la puntata di ieri ha letteralmente eseguito un cambio di rotta, registrando il record stagionale. Verissimo ha registrato 2.589.000 telespettatori ed il 23 di share. Nella seconda parte, denominata Giri di Valzer, il programma arriva a 2.260.000 telespettatori ed il 20. Risultati più che soddisfacenti, merito anche di una puntata con ospiti molto amati dal pubblico. In particolare, dopo aver intervistato il personaggio del segreto, ha fatto il suo ingresso in studio Romina Power con un'intervista molto articolata nella quale ha rilasciato diverse dichiarazioni su Albano. Il pubblico ama da sempre la coppia, nonostante si siano separati da anni. Ieri in trasmissione Romina Power ha dichiarato di amare ancora Albano e viceversa, una storia così importante è normale che lasci dei resti. Il pubblico e la conduttrice hanno così festeggiato dopo queste dichiarazioni, da anni attese. Silvia Toffanin doppia la concorrenza con il 23 di Verissimo. Successo meritato per il programma di Silvia Toffanin. Ieri pomeriggio, oltre la bellissima intervista a Romina Power, sono state ospiti di Verissimo l'attrice Claudia Gerini, Marco Predolin e la cantante Nina Zilli. Il pubblico apprezza sempre più la conduttrice Silvia Toffanin, che è stata considerata da qualcuno il Fabio Fazio della cronaca rosa. Le sue interviste sono amate dal pubblico per la loro sincerità ed il suo coinvolgimento. Mediaset questa mattina, per celebrare il grande risultato, ha rilasciato un comunicato stampa attraverso Tcom24. Ennesimo boom di ascolti per Verissimo. Con 2.589.000 telespettatori e una share del 23, il talk show si conferma leader incontrastato della sua fascia d'ascolto, segnando il suo miglior risultato stagionale, doppiando la concorrenza. Su Rai 1 le trasmissioni infatti sono rimaste diversi punti indietro. Sabato Italiano è stato visto da 1.257.000 telespettatori e il 10.05 di share. A sua immagine arriva a 910.000 telespettatori e L8.50. Passaggio a Nord Ovest infine arriva a 1.276.000 telespettatori e L11.27. Tutte e tre le trasmissioni di Rai 1 sono state doppiate dalla concorrenza ed ancora fanno fatica ad ingranare, collezionando risultati al di sotto della media di rete.